Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi video sulla Rio, a grande richiesta dal gruppo Chiario Italia. Saluto a tutti i ragazzi iscritti al gruppo. Se anche tu hai una Rio, ti invito ad iscriverti al gruppo Facebook che lascio sotto in descrizione. E allora, la domanda posta era: quanti problemi in 5 anni la mia Rio? Allora, innanzitutto premettiamo che la mia Rio è una 1400 90 cavalli, diesel ovviamente. Ragazzi, potete non crederci, fino ad oggi problemi seri, problemi gravi, zero. Vi racconto comunque le mie varie visite al centro assistenza Kia per riparazione, però con garanzia, cioè io non ho pagato nulla, sostituzioni di vari pezzi fatti in garanzia, che poi alla fine, ragazzi, sono sciocchezzuole. Iniziamo da una panoramica. E allora, il primo problema in arco temporale che ho avuto l'auto è stata la sostituzione in garanzia delle pellicole dello sportello che contornano lo sportello anteriore, cioè queste 1 e 2. Si creavano queste grinze che in questo stanno riuscendo di nuovo fuori, però ragazzi erano molto più grandi e tutte qui. In circa 2 giorni dal momento in cui sono andato in officina Kia, loro stessi hanno visionato il tutto. Ti faccio notare anche un'altra cosa. Circa 3 anni e mezzo fa io ho ricoperto queste, perché erano simili, sempre nero opaco, con pellicola carbonio. Questa non coperta, si è verificato il problema. Comunque loro hanno sostituito sia questo che quello, perché il problema era su entrambe e due. Su questo no, perché io avevo coperto con la pellicola carbonio. L'avessi fatto anche qui, non avevo questo problema, ma va bene. Un altro problema risolto in un paio di giorni grazie all'assistenza Kia è stato sostituzione completa di questo. Questa è una specie di gomma che si smonta così, ecco qui. E che cosa faceva? Era sciolta in questo pezzo. Sciogliendosi qui si era incollata tutta nello sportello. Idem anche questa anche si era sciolta, e anche questo. Loro hanno preso tutto, sostituito in garanzia senza problemi. Oltre questo, ragazzi, di serio nulla. Qualche giorno fa ho sostituito la batteria dopo 5 anni e va bene, ci vuole. È una 70 ampere originale IA. Altro in garanzia, questo, il pulsante del portabagagli, ok, si era forato internamente, cioè io sentivo al tocco proprio l'interruttore, si era, diciamo, persa, si era rotta tutta la gomma di protezione di questo tastino. Non guardate, diciamo, l'outfit, perché diciamo che la mia Rio, ragazzi, è personalizzata. L'unica cosa che ho riscontrato, ovviamente per causa mia, perché sono stato io, è stata una notte con amici in giro. Ho preso con la ruota anteriore lato passeggero uno scalino piccolino, sono sbattuto camminando, ragazzi, piano piano, e meno male. Mi è sbattuta la ruota, il cerchio, su questo scalino basso, e mi ha rovinato la convergenza dell'auto. Infatti da quel momento in poi, mettendo lo stesso dritto, l'auto andava storta. Comunque sono andato da un gommista, il primo gommista, ragazzi, mi ha letteralmente truffato. Ti metto sopra il video così puoi andare a sentire la storia e fammi sapere cosa ne pensi.
Per quanto riguarda invece poi il secondo gommista, ci ha lavorato un'oretta e passa, mi ha sistemato tutto alla perfezione. Sul computer avevo quattro settori tutti belli verdi, colore verde, sul computer parliamo ovviamente, e tutto è bene ciò che finisce bene. Super soddisfatto della Rio. Se tu fai parte del gruppo Chiaria Italia l'avrai già vista, un 1400. Ho fatto qualche modifica in interni, in esterni, però tutto sommato il motore è originalissimo. Va bene, consuma poco. Lavaggi, ragazzi, occhio ai lavaggi, non usate troppa roba chimica. Io quando posso, evito di portarla a farla lavare da terzi. La lavo sempre io con acqua semplice. Quando proprio non posso, per vari motivi di tempo, di voglia, purtroppo devo portarla alle spazzole. E lì lo so, vanno ad utilizzare shampoo chimici. Comunque, fino ad oggi la carrozzeria è come nuova, da lavata e si presenta molto molto bene ancora dopo 5 anni. L'auto si fa guardare, è bella come stile, mi è piaciuta sin dall'inizio, ragazzi, quando una cosa ti piace, ti piace. Per questo video, ragazzi, è tutto. Raccontatemi sotto voi che problemi avete avuto con la vostra auto. Non parliamo solo di Rio, attenzione, parliamo in generale con la vostra auto. Se non sei iscritto al canale, iscriviti. Ciao ragazzi, al prossimo video!